qui non uscirai mai più. Ma signori, vi prego, davvero non so che cosa vogliate da me. Per favore, lasciatemi libero. In tutto questo deve esserci un equivoco. Io vi giuro... No, no. Nessun equivoco. È lui. Non c'è nessun dubbio. È lui. Non c'è dubbio. Ma... Lo riconosci? Un pupazzo come questo l'hai regalato alla piccola Elsie Beckman. Proprio uguale. Io, Elsie. No! 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 Dove hai nascosto quella bambina, carogna? Ma io, quella bambina non l'ho mai vista. Mai vista? Dici che non l'hai mai vista. E questa nemmeno? E questa? Anche questa non la conosci, vero? Attenti, scappa! Attenti! Attenti! Fermatelo presto! Dove vuoi andare, carogna? Lasciatemi uscire! Staccalo dalla porta! Vieni qui, non ce la farai a scappare! Aiuto! Aiuto! Riportatelo qui! No, spogliatela quella carogna, eh! Cammina, ferme! No! Devi scappare! Porta, e qui non esci più, non l'hai ancora capito? Non avete diritto di trattenermi qui! Non avete diritto di trattarmi in questo modo! Diritto! Per te c'è un diritto solo! Essere ucciso! Essere ucciso! Ammazzatelo quel cane! Silenzio! Silenzio! Tu stesso hai parlato di diritto. E quindi avrai i tuoi diritti. Qui ci sono tutti gli esperti di diritto. Da 6 settimane nel carcere di Tegel fino a 15 anni in quello di Brandenburgo. Ci penseranno loro a far rispettare i tuoi diritti. Ti daremo perfino un difensore. Così avrai tutti i diritti. Difensore? Un difensore? E perché mi date un difensore? Ma chi è che mi accusa? Voi forse? Voi! Senta, al suo posto io non alzerei tanto la voce, signorino. Qui è in gioco la sua testa, nel caso che non lo avesse capito ancora. Ma chi è lei? Chi è lei? Io ho il discutibile piacere di fungere da suo avvocato difensore. Ma questo non l'aiuterà molto. Allora volete uccidermi? Allora mi volete proprio ammazzare? Vogliamo renderti innocuo, non vogliamo altro. E per essere veramente innocuo devi morire. Ma non potete uccidermi a sangue freddo! Io pretendo di essere consegnato alla polizia! Io pretendo di essere portato davanti ad un tribunale regolare! Sei molto furbo, amico. Ma bravo! Vedo che pensi all'articolo 51. Vuoi che lo Stato provveda a mantenerti. Poi riesci a fuggire. Oppure arriva un'amnistia e tu te la spassi, senza che ti capiti nulla di male. Perché sei protetto dal certificato di infermità mentale. E ricominci con le bambine. No, no, non ne parliamo neppure. Giusto. Tu devi essere eliminato, reso innocuo. Bravo, eliminato. Ma non è colpa mia, lo giuro. No, non è colpa mia. Non è colpa mia, lo giuro. E di chi è la colpa? Ma chi sei tu?
Ma cosa dici tu? Chi sei tu che vuoi giudicarmi? E chi siete voi? Un branco di assassini, di malviventi. Ma chi credete di essere solo perché sapete come si fa a scassinare una cassaforte o ad arrampicarsi sui muri e sui tetti? Sapete fare questo e niente altro. Non avete mai lavorato in vita vostra. Non avete mai imparato un lavoro onesto. Siete un branco di maiali. Niente altro che un branco di maiali picheri. Ma io, che posso fare? Che posso fare altro? Non ho forse questa maledizione in me? Questo fuoco, questa voce, questa pena? Vorresti dirmi allora che tu devi ammazzare? Quando cammino per le strade ho sempre la sensazione che qualcuno mi stia seguendo. Ma sono invece io che inseguo me stesso. Silenzioso, ma io lo sento. Sì, spesso ho l'impressione di correre dietro me stesso. Allora voglio scappare, scappare, ma non posso fuggire. Devo uscire ed essere inseguito. Devo correre per strade senza fine. Voglio andare via. Ma con me corrono i fantasmi, i madri, i bambini. Non mi lasciano un momento. Sono sempre là, sempre. Ma io lo sento. Sì, spesso ho l'impressione di correre dietro me stesso. Allora voglio scappare, ma non posso fuggire. Devo uscire ed essere inseguito. Devo correre per strade senza fine. Voglio andare via. Ma con me corrono i fantasmi, i madri, i bambini. Non mi lasciano un momento. Sono sempre là, sempre. Sempre, sempre! Soltanto quando uccida, ora allora. E poi non mi ricordo più nulla. Dopo mi trovo dinanzi ad un manifesto e leggo tutto quello che ho fatto e leggo. Io ho fatto questo, ma se non ricordo più nulla. Ma chi potrà mai credermi? Chi può sapere come sono fatto dentro? E cos'è che sento urlare nel mio cervello? E come uccido? Non voglio, devo! E poi sento urlare una voce e io non la posso sentire! Aiuto! Non posso! L'accusato dunque ha detto che non può fare altro. In altre parole, che deve uccidere. E con ciò ha decretato la sua condanna a morte. Un uomo che dice di se stesso di essere costretto a prendere la vita altrui, quest'uomo deve essere eliminato come un cancro pericoloso. Quest'uomo deve essere estirpato. Quest'uomo deve morire. Signori, chiedo la parola. Silenzio, la parola al difensore. Il mio eccellentissimo avversario, il quale, se non erro, è ricercato dalla polizia criminale per triplice omicidio. Questo non è pertinente. Ha dichiarato che, poiché il mio cliente agisce per un impulso, ha pronunciato egli stesso la sua condanna a morte. È così. Silenzio! Egli sbaglia, perché è proprio il suo impulso che assolve il mio cliente. Togliti dai piedi!
Sei impazzito, brutto briacone? È solo l'impulso naturale che giustifica l'odiosa azione dell'uomo che stiamo giudicando. Penso, infatti, che non si possa condannare un uomo a morte per qualcosa di cui non è responsabile. Cosa vorresti dire? Che quel mostro va lasciato libero senza punizione? E non deve morire? Voglio soltanto dire che quest'uomo è un uomo malato. E non si consegna un uomo malato al carnefice, ma lo si affida al medico. Ti rendi tu garante della sua guarigione? A che servono allora i manicomi? E cosa succede se fugge dal manicomio? O se lo dimettono guarito? E un bel giorno gli ritorna il suo impulso di uccidere. Di nuovo mesi di caccia, di nuovo l'arresto, di nuovo il manicomio, di nuovo la fuga o la liberazione, e di nuovo l'impulso di uccidere. E così via fino all'eternità. Nessun uomo ha il diritto di giustiziare una persona che non è responsabile di quello che ha fatto. Nessun uomo, nemmeno lo Stato. E poi, meno che mai, lo Stato ha il dovere di far sì che questa persona irresponsabile non rechi danno e che essa non rappresenti un pericolo per il prossimo. Si vede che non hai bambini, tu. Non sai che significa perderne uno. È vero. Se vuoi saperlo, che effetto fa perdere un proprio figlio? Se vuoi saperlo, chiedilo ai genitori che ne hanno perso uno e fatelo raccontare. Domanda com'erano quei giorni e quelle notti, quando non sapevano che cosa gli fosse successo. E poi, quando seppero finalmente... È terribile. Domandalo a una madre. Ha ragione. Devi chiederlo a una madre. Credi forse che le madri dei bambini uccisi abbiano pietà per l'assassino? Ammazziamolo! Sì, ammazziamolo! Nessuna pietà per il mostro, nessuna pietà! A morte l'assassino! A morte! Ammazziamolo senza pietà! Ammazziamolo! Che cosa aspettiamo? Anche troppo! A morte! A morte! Che stiamo aspettando? A morte! Non otterrete niente con le vostre grida! Non permetterò mai che in mia presenza si compia un assassinio. Io pretendo che quest'uomo... Non è un uomo! Che quest'uomo sia protetto dalla legge, come ne ha diritto qualsiasi delinquente. Niente affatto! Io pretendo che quest'uomo venga consegnato alla polizia! No, non lo date alla polizia! Ora basta! Polizia! In nome della legge... Im Namen des Volkes. Davon werden unsere Kinder auch nicht wieder lebendig. Man muss eben noch besser auf die Kinder Acht geben.